l'antologia di poesia che è nata a Venezia nel 1999. In questa antologia ci sono parecchi poeti estinti e anche poeti viventi. Purtroppo oggi avevo invitato tutti i poeti dell'antologia, ma ringrazio in particolare, qui vedo due poeti, vedo Alessandro Zanon e vedo il nostro amico di Cesia, eccolo qua presente, e qua, che è molto importante. Gli altri poeti probabilmente avranno avuto dei problemi, ci sono altri problemi. Ha telefonato la signora Cristiana. Sì. Mi ha detto che non può venire perché ha impegni. Ah, ho capito, ho capito. Ad ogni modo, qui è importantissimo notare come già in quell'epoca noi avevamo già scritto a un'antologia abbastanza sviluppata con poeti italiani e stranieri. Importantissimo comunque da notare la grandezza e la possibilità di avere contatti in tutto il mondo, e questo è stato tramite il nostro Mario Luzzi, che era il nostro presidente onorario, di cui dopo la trattrice leggerà appunto dei testi. Ancora è importantissimo perché Venezia ha bisogno comunque di poesia e vediamo sempre più questa necessità. Io ringrazio comunque tantissimo la partecipazione della Giorgia, dell'associazione del gruppo di mezzo di poesia di cui ho fatto parte, perché veramente sta ravvivando e sente molto questo modo di fare della poesia, di dar vita a nuove iniziative. Qui abbiamo poeti italiani, poeti stranieri, non dimentichiamoci comunque che alcuni di questi poeti hanno dato vita a un tipo di poesia come la bocchina, una poesia di tipo visivo, quindi che abbiamo dalla poesia di tipo tradizionale alla poesia molto meno tradizionale, visiva, dove praticamente ci sono delle innovazioni anche per quanto riguarda il linguaggio. Alcuni di noi comunque, come il professor Simi, da parecchi anni ci stiamo interessando al problema della poesia, e qui bisognava, secondo poi Simi, il professor Simi, bisognava in modo particolare far presente anche quella che era la sacralità della poesia, e quindi lui poi adesso la chiama via poesia, ma in particolare lui voleva fare, e ha detto guarda che è importante non solo che siano inserite delle poesie di un certo tipo, ma che ci sia la partecipazione con una partecipazione accurata, una partecipazione viva di questi poeti. E questo è importante. E fra i primi poeti comunque aderito da Cesia Doletto, e quindi abbiamo visto che da fuori del comune di Venezia tanti poeti, per il migliore della Clea, eccetera, tanti poeti da fuori hanno sentito questa necessità, e alcuni di questi italiani e veneti, poi italiani, alla fine purtroppo sono stato boicottato alle spalle da qualcuno geloso per il fatto che appunto ero io a dover indicare alla Biennale con Vladimiro Dolino di creare la sezione della poesia. Ad ogni modo, qui nell'antologia stessa trovo un giovane professore che non è più giovane, che attualmente vive a Berlino e afferma che a Berlino la poesia è molto seguita, le iniziative culturali di poesia in un certo senso a Berlino c'è questa possibilità e capacità e possibilità di stampare anche gratuitamente, cioè si può in Ungheria, e in particolare comunque nel sud dell'Italia, nella Puglia, perché il nostro Domenico Simi è pugliese, quindi ha cercato di diffondere anche in Puglia la poesia, e in questo libro noi abbiamo poi la partecipazione di poeti addirittura del nord dell'Italia, no? Quindi, e altri poeti del centro e del sud dell'Italia. In qualche modo non sono mai stati troppo spocchiosi o quantomeno legati a certe correnti, a certe situazioni politiche. Hanno tutti aderito con vivo interesse e piacere. Ancora anche un po' particolari, per esempio Luigi Tartari, un politico di allora della Democrazia Cristiana, che però era anche poeta.
e sentiva tantissimo la poesia e ha sempre cercato di stimolare, di appoggiare le nostre iniziative, ancora all'epoca quando avevo incarichi importanti, eccetera, eccetera. Ma anche, diremo, personalità come Antonio Cartace, grande amico del poeta del Lido, comunque Carminati, che tutti conoscono, che però non è mai stato vicino alle nostre iniziative. Ancora la Adriana Mosca, la Girardi, ma tanti poeti che veramente lo stesso Trevisiol aveva preso la cosa con grande simpatia. E ricordiamoci che a Mestre, a Carpenedo, l'amico Luigi Trevisiol aveva presentato a Radio Carpini tantissimi poeti veneziani, mestrini, padovani, cioè proprio un gruppo enorme, mi ricordo una schiera enorme di poeti. Ed è una donna eccezionale perché ha una capacità notevole di leggere, è un'attrice, ma anche ha una signorilità nel modo di presentare le cose. Ci sono alcuni attori, scusatemi, che sono veramente bravi, però ci mettono troppa enfasi, troppa forza, cioè tirano fuori troppa voce, invece lei con la sua pacatezza, un po', diremmo, in maniera un po' diversa, ma come la Stevanato, che è una nostra cara amica, cioè ti fa forse capire meglio la poesia, perché più che gridi...